Ciao ragazzi, oggi sono qua ancora con una parte di allenatori extra. Prima di tutto, due reclute del team school che ci hanno con questo povero Ulpix. Ok, combattiamo. Ratata. Io sento che mi avessi voglia meglio shiny. Ottimo. Ok. Speriamo che si unisca la nostra squadra, sto Vulpix, dai! Sarebbe bellissimo! Non sarà mai così, vero? Ah, dove vai? Ah, c'è l'altra quest domani? Perfetto, vediamo! Ora andrò che ci sarà un'altra allenatrice extra, metterò in pausa e ci vediamo tra poco. Dopo si sentirà qui dentro e si andrà in questa porta. Ci saranno due bambine che saranno le sorelle di Sweden. Ottimo. Fatevi sotto. Incontro doppio. Scusatemi se la voce è rauca, ragazzi, ma sono raffreddato. Spero in una doppia kill. Una kill. Vai. Sono fuori? Oh. Mando i bombi che dovrebbe fare tutto. Vi ha scottato questo corso, là. Vigliacco. Ok, perfetto, che io. Ottimo. Andate fuori. Bene. Adesso ci sarà Sweden. Eccola qua. Perfetto.
sfideremo anche lei, se si spicciano un po', perché non posso stare con la vita. Dai. E muovite. Ci hanno portato nel posto dove si è tenuta la prova di Sweden. Ora combatteremo. Occhio. Perfetto. A 3 Pokémon. A livello 60. Vai. Peggy. Maglia la vita. Urantis, che può fare un buon lavoro contro questo Lantern. Un bel fendifoglia. Tutto in the face. E fuori. Buon. Ottimo, GG. Cloyster. Un altro fendifoglia. Anche lui che io. Ottimo. Alakwamid. Qua legge per due gli amossi tipo erba, però penso di fargli un buon danno. A voglia. Quasi che io. Ah! Questo adesso deve aver vinto. A voglia. Un altro fendifoglia e fuori. Sì. Abbiamo battuto Sweden. Ottimo. Qui c'è due strumenti molto importanti che sono il dente abisso e lo scolabissi, che serviranno per far evolvere Clamper col dente abissi in Antaid e con lo scolabissi il nostro Clamper diventerà Gorbis. Io non ho un Clamper, quindi fotte seghe. Ok. E niente ragazzi, ci vediamo tra poco, metterò in pausa. Ciao ragazzi, finalmente ce l'ho fatta. A quanto pare Guzmo si potrà sfidare. Se ho capito bene, dopo un mese di aver battuto la prima volta la Lega Pokémon. Ora lo sfideremo perché è un evento particolare e io voglio fargli tutti gli eventi. Gorisopod. E parte con Lycanroc. Vediamo di devastarlo subito. Si va con pietra taglia. Dai, un bel one che io, no? Tutto che io. L'ha richiamato. Vita volt. No problem. Frana. Vai, speriamo di one shottarlo. Ottimo. No, un PS, le volte quello un PS, no. Oh, energy palla. Reggilo. Ottimo, adesso lo finiamo noi.
Perfetto. Che io. Mascherini. No, dovrei essere più veloce io e voglio colpirlo almeno una volta. Però io passo l'attacco, troppo tenso. Ci vado di frana che è una mossa stabbata. Grande, dovrei averlo fatto fuori. Ottimo, grande, l'Icaroc. Grande l'Icaroc. E poi col primo giorno del mese si poteva sfidare anche Samina, quindi farò anche quello. Farò anche quello. Dovrei riuscire a farlo fuori con Fulmidenti. Dai che sono più veloce. No, mi ha colpito. Sciargo Ribombi. Dovrei riuscire a farlo fuori. Sono più veloce. Sono più veloce, vai! Sì, ok, perfetto, dai che abbiamo quasi finito. Dai che abbiamo quasi finito, avanti, avanti. Pinsir! Ti mandiamo Pinsir, con te. aprici! Insero. Si va con lanciafiamme. Dietro il taglio. Evitate l'attacco, meno male. Dai, dai che è fuori un altro. Ti manca? Abbiamo finito? No, vero? Manca uno? Scizor. Oh, Scizor. Scizor si becca un bel per 4. Un bel lanciafiamme, tutto in the face. Un bel per 4 e Scizor esplode. Perfetto, abbiamo battuto Guzman. Ottimo. Guzman è fuori. Ottimo. Vedete anche l'evento con Samina. Ovviamente farò un episodio, altrimenti non finiamo più. Perfetto. Ho difeso il titolo. Se riesco a fare spawnare anche Iridio, facciamo anche l'ultimo evento del gioco. Però vi assicuro di riuscirci, ragazzi. Quindi spero di riuscirci. Abbiate pazienza che magari ci riuscirò. Niente, ci vediamo tra poco con Samina. Eccola qua, Samina, ve l'avevo detto. Infatti oggi è il primo lunedì del mese. Samina, mina, Lei è il Pokémon di tipo folletto? Vediamo. Ottimo. Prima abbiamo sconfitto Guzman. Ora sarà la volta di Samina. Ci vado subito, anzi, switch subito. Vado con Mac, che è in vantaggio. Ottimo. Fascino. Io qua ci vado subito con un veleno denti che non mi sono stabbata. Vai. Buon danno, devo dire, non granché. L'ho avvelenato, ottimo. Forza lunare, eh? Grande Mark. One shottiamolo, vediamo. Sgranocchio. Ho miscliccato, ma fa niente. Gran voce. Vediamo se entra. Speriamo
Sporco Lanzo, sì, Sporco Lanzo entra e fa la sua kill. Perfetto, ottimo. Vediamo il prossimo Pokémon di Samina, chi è? Milotic. Chi mettiamo contro Milotic Lurantis? Vediamo se riusciamo ad ospitarlo. Milotic è molto veloce. Vediamo. Voglio mandarlo subito a KO, Spero di riuscirci, quindi faccio la mia mossa migliore. Dai. Drago Pulsar. Non è una mossa stabbata, spero di reggerla. A voglia. Dai. Mandalo a KO. Dai. Yes, 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 yes. Perfetto, perfetto, dai! Vediamo? Lapani! Contro Lapani mando... Incineroar! Spero di fargli anche qua un KO! Spero di fargli un buoni KO! Speriamo, dai. Stordi pugno, non confondermi. Vediamo. No, lo regge. Fuoco pugno. Che moveset. Dai, adesso è fuori, dai. Bene. Un'altra vittoria per me. Incantevole. Vigliacco, vigliacco. Non lo sai che io. E mi sono anche confuso perché ho il coraggio a confondere dopo un paio di turni. Ma adesso noi switcheremo. Beware, mando dei bombi. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Stiamo andando bene, Dei bombi. Ci vado con Magi Brillio. E dovrei fare il suo buon danno. A voglia, lo sciotta. Perfetto. L'ultimo Pokémon, Max a livello 80. Lilligan. Beh, perfetto, dai. Perfetto, anche qui non dovrebbe essere un problema. Ci vado di Ronzio. Super efficace. Dovrebbe essere che io. Ottimo, vittoria. Vittoria, ragazzi, vittoria. Perfetto. Anche se la gentilezza non è sufficiente a proteggere chi ci sta a cuore, solo chi ha un animo gentile può svolgere il ruolo di protettore. Credo di capire meglio Lilia. Ottimo, abbiamo difeso il titolo. Ok, perfetto, ora... Ora niente, ora andrò a sfidare i membri della Game Freak. Ci vediamo tra poco. Questi qua sono quelli della Game Freak, ragazzi. I Game Director. Ok, ora li sfideremo in un incontro in doppio. Una sfida in doppio. Vediamo che Pokémon possiedono. Saranno fortissimi. Avanti. Parte la sfida. Parte la sfida tra Morimoto e il guardia della Game Freak. Gengar e Kecleon, ragazzi. Gengar e Kecleon. Gengar e Kecleon. Allora, io direi di partire con un intro colpo su Kecleon e poi un bel sgranocchio su Gengar. Vediamo se sono più veloce. Ricordo che è più veloce.
E manda anche la fea subito! Subito, perfetto! Grande Licarock! Licarock the best! Dai! Colpiscilo, dai! Ottimo! 2-0 per noi! Due loro Pokémon sono già a KO. Ne mancano 4. Machamp! Machamp! E Brissey! Brissey è una spina nel fianco, ragazzi, Brissey è veramente una spina nel fianco. Vado di frana, così li colpisco entrambi. Buon danno, Brissey. Ah, ma sono al 56-57, non l'avevo notato. Sono di basso livello, non so fossero più forti. Non l'avevo notato, è stata una svista. Non so anch'io allora. Aspetta. So anch'io che sono così scarsi. Sono overlevellato. Altri due fuori. Dai, ormai abbiamo già vinto. Dragonite. Dragonite e Ambipom. Vorrei fare una citazione, ma non so se posso. La faccio? O meglio di no. Ciao a tutti, chiedete! Un PS, è rimasto con un PS Ambipom. No, Dragonite fuori. Però aspetta, dovremmo aver vinto. Grande Andy. Ti saluto, ciao Andy. Dai, finiamola e non parliamone più. Ottimo. GG. Easy. Perfetto. Abbiamo sconfitto anche la Game Freak. Perfetto. Mi metto in sesto la squadra anche. Vediamo cosa ci danno. Oh, l'amuleto. Perfetto. Ok ragazzi, per questo video è tutto, grazie per la visione. Da Mattia è tutto, alla prossima. Ciao. Ragazzi, non ci credo, ce l'ho fatta finalmente. Iridium è l'ultimo evento del gioco. Ora lo sfideremo e vedremo chi è il più forte. Non ci posso credere. Per fortuna che l'ho trovato, per fortuna. Crobat. Noi abbiamo Incineroar. Ci vado subito con lanciafiamme deciso. Veleno denti. No, veleno croce. Brutto colpo. Dai, lanciafiamme. Buon danno, devo dire, buon danno. Ritira dalla lotta. Silvalli. Ma sarà il vero Silvalli? O sarà Zoroark? Intanto è super efficace. Ah, è vero Silvalli, credo. È vero Silvalli, ci vado con un bel oltraggio. Proviamoci. Multiattacco. Lui è tipo ghiaccio, vero? Sì. Ho lasciato con pochi PS. No, lui è di tipo ghiaccio, non riesco a capire. Mi sembra di sì.
Mi ha shottato Incineroar. Super efficace. Allora, forse tipo acqua, forse tipo acqua. Sì. O no? Non so, riesco a capire. Vediamo. Sì, tipo acqua. Tipo acqua, ecco come mai. Ok, uno è andato. Perfetto, gliene rimangono 4. Livello 91 per il nostro Licaroc. Perfetto. Ottimo. Max 83. Wishiwash 97. Tra poco al 100. Charizard. Charizard. Vediamo. Ci vado con un bel pietrataglio. Se entra pietrataglio, lo sciotta. Bomba! Sì, che l'ho devastato. Dai, dai. Lucario. Lucario, tipo lottacciaio. Lucario, eh? Mando wishy. Ok. Perfetto. Wishiwashi. Spero di devastarlo con idropompa. Forse sfera più veloce di me. Reggilo. A voglia. Wishiwashi a un muro. A voglia, sciottato. Grande. Chi gli rimane? Allora, Polygon Z. Contro Polygon Z. Cromac. Mi rimangono due Pokémon. Un bel sporco lancio. Ci vede triplette lui. Poco ragazzi, per poco non lo shottavo. Veniva denti. Un altro è che io. Crobat. Il suo ultimo Pokémon. Lo settiamo con. Non ho sbagliato. Licaroc. Fulmidenti. E va a casa. No, però. Forse ne è ancora uno. No, ne ho ancora due ragazzi. Fulmidenti. Ah, era Zoroark questo. Mozza Z. No, non ditemi che. Non ditemi che devo censurare perché contiene il copyright questa mossa. Che scatole, oh. Devo censurare. Non mi ha shottato. Lo shottiamo noi adesso. Però mi ha fatto la mossa Z. Crobat. Crobat. Fulmidente, ciao. Ciaone. Vai. Ottimo, perfetto. Abbiamo battuto i radio. Perfetto. Praticamente è andato ad allenarsi accanto dopo che è stato sconfitto da noi, a Yoto, e poi ha voluto la rivincita. Però ha perso lo stesso.
Cosa andremo a fare l'ultimo evento che sarà legato a Little Paradise. Vai. Ottimo. Si è sbloccato l'evento, vediamo. Si è sbloccato. Questo qui è Power, ragazzi. Power. Esamina. Diciamo Power, che è praticamente il custode del Poké Resort. Sì, certo, non ci sono mai andata, però gli piace. Ok. Praticamente, ragazzi, c'è una storia dietro Power che è stato risucchiato in un ultravarco e ha perso la memoria, no? Però sarebbe il marito di Samina e ci sono voci che sia il marito di Samina e il padre di Lady Olivia. Però ha perso la memoria e l'uno se lo ricorda. Suo marito. Focus. Focus. C'è anche il rigido dietro. Si vocifera che sia il marito di Samina, il padre di Lady Olivia. Però lei non ha voluto ricordarglielo. Ha preferito lasciarlo al Poké Resort. Ha preferito Poké Resort, non ho detto una cavolata. Sì, giusto. E niente, ragazzi, questo è l'ultimo evento del gioco. Non so quando caricherò questo video. Io vi saluto. Sto registrando a 20 a mezzanotte e niente, da Mattia è tutto. Al prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Se non siete iscritti iscrivetevi e magari condividete in modo da far crescere il canale ancora di più. Da Mattia è tutto, ciao al prossimo video.